Buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con le notizie della Piana, uno spazio dedicato appunto alle notizie di tutta la Piana. Con me ho tre ospiti, vi presento, sono Roberto Torelli, presidente regionale Unitalsi, buongiorno, poi Giacomo Nicheri, commissario della sottosezione Firenze Nord Unitalsi, per intendersi la Piana. E naturalmente il nostro ospite consueto che è Pier Francesco Nesti, direttore di Piana Buongiorno a Notizie. voi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, io con Roberto Torelli vorrei un po' chiarire, perché non tutti sanno cos'è l'Unitalsi, di cosa si occupa. Cos'è appunto l'Unitalsi e di cosa si occupa? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto il nome Unitalsi. Unitalsi sta per Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. L'Unitalsi è un'associazione che è nata nel 1903. In modo un po' strano, in modo un po' particolare, perché è nata dall'iniziativa di un giovane disabile che nel 1903, appunto, si recò a Lourdes con un intento particolare. Lui era un disabile che viveva con sofferenza la sua condizione, che pensava tutto sommato che gli accadimenti di Lourdes, l'apparizione, ricordo le apparizioni sono del 1858, fossero in realtà una mistificazione della Chiesa e quindi nella sua valigia durante il viaggio si portò una pistola. L'idea era quella di suicidarsi davanti alla grotta come segno di protesta nei confronti di tutto questo, la sua condizione, la posizione della Chiesa. E quello che accadde, è quello che ancora oggi succede ai nostri soci, ai nostri volontari. Lui visse l'esperienza del pellegrinaggio, che è tuttora, come allora, un'esperienza di condivisione fra i partecipanti, un'esperienza di fede, e nel momento in cui doveva realizzare questo suo progetto, non ce la fece. Consegnò la pistola al vescovo che stava celebrando e disse: La signora ha vinto. Ritornata a casa, poi costituì appunto l'associazione con l'intento di favorire la partecipazione di altre persone ammalate, disabili, anziani, ma anche di soci che non ne avevano la possibilità di poter arrivare a Lourdes e di vivere appunto questa esperienza del pellegrinaggio. Nel tempo poi ovviamente è cambiato il mondo, è cambiata l'associazione di conseguenza e l'Unitalsi non limita più soltanto ai 6 giorni di pellegrinaggio la propria attività, ma è esteso alla quotidianità. Oggi l'Unitalsi è un'associazione che coinvolge tante, tante persone e che fa della condivisione nella vita normale, nelle cose che accadono di tutti i giorni, con l'intento appunto di rendere normale anche per le persone disabili quello che ancora oggi non sempre lo è. Quindi un'associazione che è molto, molto cresciuta, direi. È un'associazione che è molto cresciuta e copre tutto il territorio nazionale, la sede nazionale è a Roma, in Via della Pigna, poi ci sono le varie sedi regionali e in Toscana poi abbiamo le sedi locali che sono 24 sottosezioni che capillarmente operano su tutto il territorio della nostra regione. Una di queste appunto è quella della Piana, che comprende i comuni di Campi, di Signa, di Calenzano, della Strassigna, anche di Scandicci, anche se è più prossimo alla città di Firenze, e della quale Giacomo è commissario da poche settimane, in attesa poi di arrivare, mi sembra, fra un paio d'anni alla scadenza diciamo, del suo mandato, e poi ci saranno le elezioni per l'elezione del nuovo presidente. Insomma, Giacomo, sei commissario, ora questo commissario non è commissario di polizia, è un termine tecnico, però insomma è un bell'impegno. Sì, è un bell'impegno che noi cerchiamo di portare avanti nel migliore dei modi, naturalmente avendo una grossa collaborazione da parte di tutti i fratelli e le sorelle che operano sul territorio, perché abbiamo diversi comuni, quindi Campi, Sesto, Calenzano, Signa, la Strassigna e Scandicci. Scandicci anche. E quindi abbiamo diversi comuni in cui noi facciamo la nostra opera giornaliera
sempre nell'intento finale di poter accompagnare i nostri fratelli ammalati a Lourdes, che è il nostro scopo principale. Però siamo vicini tutto l'anno ai fratelli ammalati e alle persone anziane, in modo da portare loro un po' di sollievo, un po' di momenti anche di gioia, di momenti di meno solitudine, cercando di coinvolgerli nelle varie iniziative che noi facciamo, anche sempre durante l'anno, con varie cose, tipo spettacoli, giornate della fraternità, momenti insieme. Ecco, noi cerchiamo proprio di essere vicini a loro per farli sentire meno soli e per farli capire che ci sono persone, insomma, che li vogliono bene e che gli stanno accanto. Tra l'altro, Giola Giacomo è di Campi, quindi gioca in casa. Quindi gioca in casa giustamente. E quali saranno le prossime iniziative che farete? Le prossime iniziative, ora per esempio anche a livello diciamo, della sezione, abbiamo anche uno spettacolo molto bello che si chiama Il mio Gesù al Teatro Puccini di Firenze il 22 di dicembre e che invitiamo anche le persone che vogliono partecipare a contattarci perché è uno spettacolo molto bello che si vede bene, fatto, scritto da Beppe Dati, quindi è una garanzia. Di sicuro è una garanzia. Poi inizieremo anche durante le feste natalizie a trovare anche negli istituti queste persone che sono ospitate e poi andando avanti abbiamo il 27 di gennaio abbiamo la visita al Di presepe Lecore. di Lecore e poi uno spettacolo a Campi di una commedia al Sacro Cuore, alla Chiesa del Sacro Cuore. E tutte queste iniziative portano a stare insieme proprio, che è la cosa più importante per noi, stare insieme a loro. Abbiamo anche il pellegrinaggio dell'11 febbraio, dall'8 all'11 febbraio la sezione toscana farà un pellegrinaggio a Lourdes in occasione dell'anniversario dell'apparizione. Tra l'altro, lo scorso fine settimana c'è stato un grosso meeting a Grosseto con tanti giovani, Torelli, vero? Sì, È quest'anno stato un bel momento. è stato veramente un bel momento. È stato un momento in cui siamo riusciti a coinvolgere tante persone da tutta la Toscana. Abbiamo organizzato in contemporanea sia il convegno regionale che il meeting dei giovani. Complessivamente a Nomadelfia abbiamo raccolto oltre 550 persone, di cui 150 ragazzi, e per ragazzi intendo insomma giovani da 15 a 30 anni. Il convegno ha avuto come tema l'appartenenza e la fraternità, cioè questo senso di far parte di qualcosa di più grande, che è la Chiesa, ma poi nello specifico la nostra associazione, con uno spirito di fraternità che ci deve contraddistinguere nel cammino che noi siamo chiamati a svolgere. I ragazzi poi sono, come sempre, la parte più bella, perché onestamente vedere ragazzi così giovani che sottraggono parte del proprio tempo libero per vivere insieme 2 giorni di vera condivisione, ma 24 ore su 24, e il bello è che sono ragazzi, nel senso che non c'è distinzione di condizione fisica, i ragazzi sono ragazzi, indipendentemente dal fatto che qualcuno cammini con le proprie gambe oppure al contrario sia costretto a muoversi in una sedia a rotelle, e vivono insieme i momenti di preghiera, ovviamente, i momenti di approfondimento, i momenti di confronto, così come il sabato sera si sono fatti la loro bella festa con musica da discoteca, perché insomma alla loro età è giusto che ci sia lo spazio anche per il sano divertimento. Tra l'altro io e Giliola ero con i due pulmini partiti dalla Piana, una quindicina di persone, per dimostrare che c'è collaborazione poi anche con le altre associazioni. Un pulmino era stato messo a disposizione della Misericordia di Campi, quindi come dicevano sia Roberto che Giacomo, viene trasportato sul territorio quello che è la voglia di stare insieme e di condividere appunto fra disabili e persone che li assistono, però proprio nello stare insieme con 24 ore su 24. Anche perché diciamo che non esiste il disabile, è il diversamente abile, Esatto. ecco,
e siamo tutti uguali, abbiamo tutte le nostre potenzialità e possiamo tutti aiutarci. Giusta osservazione. Almeno questo è un punto di vista. No, certamente, su questo è bene ribadirlo, cioè disabile è un concetto a volte più mentale che fisico, perché ci sono tante persone che purtroppo per tutta una serie di motivi, magari a seguito di incidenti, hanno delle limitazioni fisiche, ma la loro forza di volontà, la loro tenacia in genere li portano a superarli e a cercare di vivere una vita piena. Insomma, noi abbiamo tanti amici, uno in particolare è proprio di Campi, che svolge il suo impegno politico, che svolge la sua l'attività lavorativa, che guida la sua macchina, che fa le sue belle partite di tennis, per cui è un modello per tutti noi, per far capire a tutti che la forza di volontà riesce a superare ogni difficoltà e ogni avversità che magari la vita ti pone davanti. Bene, abbiamo scoperto un mondo meraviglioso, adesso però con Pierfrancesco Nesti parliamo un po' delle notizie della Piana. Sì, notizie della Piana, come sempre aggiornamenti costanti nell'arco delle 24 ore, possiamo dire. Stamani c'è un pezzo particolare con delle curiosità, per esempio sulla Biennale Enogastronomica che si apre oggi pomeriggio alla Fortezza, legate ovviamente al nostro territorio. E poi cronaca, politica, ci stiamo avvicinando alle elezioni del 2019 che sembrano lontane ma che in realtà sono molto vicine, le amministrative ci saranno in vari comuni della Piana, quindi anche da quel punto di vista tante, tante sfaccettature per i nostri lettori. Ricordo www.pianotizie.it per essere sempre aggiornati su quelli che sono i comuni della Piana Fiorentina. Vedo che ci sono anche molte iniziative a teatro. Sì, sì, teatro, spettacoli. Cerchiamo di variegare la nostra informazione. Bene, il tempo a nostra disposizione sta terminando. Io ringrazio tanto i miei ospiti. L'appuntamento con le notizie della Piana, con lo spazio della Piana, è per venerdì prossimo.